Ancora una serata di grande musica nel giardino del Castello Pignatelli, sede storica dell'Eddie Lang Jazz Festival di Monteroduni. A stregare il pubblico ci ha pensato il sax di Marco Zurzolo. Non è la prima volta che partecipa e neanche in questa occasione ha tradito le attese. Accantonato almeno in parte il progetto Ex Voto, ha sorpreso il pubblico con una serie di improvvisazioni dedicate alla tradizione musicale napoletana. Abbiamo deciso di fare questo progetto in anteprima, cioè lavorare su pezzi tradizionali della classici, ecco, della storia napoletana, e riportarli in dire jazz forse è anche un po' sminuire questo nostro progetto, diciamo lasciarli all'improvvisazione, che può essere un'improvvisazione intesa come musica classica, come musica tradizionale, anche perché no, con il jazz noi ci sentiamo un po' come dei pittori che prendono dei colori, cioè, lavorano su dei colori per poi creare qualcosa e vedere cosa ne esce fuori. Ad accompagnarlo sul palco un trio di giovanissimi che si è formato e cresciuto proprio nel laboratorio di Zurzolo. Mario Nappi ha la sua prima esperienza all'Eddie Lang, ma già si sente a casa. Non ci ho mai suonato, ma ne ho sentito parlare chiaramente. So che Marco è anche un ospite che suona qui da più anni ormai, e in realtà siamo stati trattati benissimo, quindi credo sia una bellissima manifestazione, e ho visto anche tantissimi giovani, tantissimi chitarristi, credo sia una bella realtà, quindi per i giovani che poi saranno quelli che porteranno la musica in giro per il mondo, speriamo un domani. Ha chiuso la serata l'attesa esibizione di Martin Taylor, è uno dei più autorevoli cultori a livello internazionale della musica di Eddie Lang. Ho iniziato grazie a mio padre, che è un contrabbassista. Ho iniziato ad ascoltare Stefan Grappelli, Joe Venuti, il grandissimo Django Reinhardt, e la mia passione è nata da qui. Una delle cose che sicuramente mi ha colpito di più della figura di Eddie Lang è sicuramente lo studio del suo strumento in modo particolare, uno strumento che si rifà molto anche al mio. Io posseggo una Gibson che è stata creata sullo stile della chitarra di Eddie Lang, creata nel 1924 da un creatore di violini italiano. Quindi questa è una cosa che sicuramente mi ha interessato. Io sono stato recentemente a Los Angeles e una delle cose che mi ha colpito è provare la chitarra, le chitarre di Eddie Lang, che sono state utilizzate in numerosi film dove anche lui ha partecipato.